Buongiorno a tutti. Buongiorno. In questo breve video vi spieghiamo come pulire gli allineatori trasparenti che si usano molto frequentemente per raddrizzare i denti, ma che se non vengono adeguatamente puliti possono creare qualche piccolo problema. Infatti, se non li pulite in maniera corretta, possono diventare gialli e soprattutto possono ritenere la placca batterica, la quale col tempo può portare allo sviluppo di carie. Allora, la cosa fondamentale ovviamente per pulire la mascherina serve solamente uno spazzolino a setole morbide, perché altrimenti potremmo rischiare di rovinare la mascherina. Puliamo prima la parte interna, ok? Quindi spazzoliamo bene all'interno. Ok, magari facciamo anche un paio di passate per sicurezza, quindi andiamo a rimuovere tutto lo sporco all'interno, e dopodiché va pulita anche esternamente tutti e tre i lati, quindi sia la parte, questo lato qua, ok, quelle, le parti occlusali, quindi le parti piatte dei denti, e anche l'interno, ok. Dopodiché va sciacquata accuratamente, però con acqua fredda, mi raccomando, perché l'acqua calda può rischiare di deformare la mascherina. Ok, dopodiché la asciughiamo bene, mi raccomando. Ecco, questa operazione va ripetuta ovviamente dopo ogni fine pasto, almeno. Mi raccomando, riponete le vostre mascherine all'interno di scatole rigide e non all'interno di tovaglioli o fazzoletti di carta, perché se li appoggiate su un tavolo potreste per sbaglio rischiare di buttarle nel cestino.